Mister, buongiorno, buon pomeriggio, ormai siamo già nel pomeriggio. La domanda che ti voglio fare è relativa alla partita scorsa, perché si è visto, se non altro, uno Spezia molto più propositivo, che è riuscito a fare più il suo calcio rispetto alla partita col Como sicuramente. Non sono mancati gli errori sicuramente, il gol preso ad esempio probabilmente è un errore, però si è visto quel cambio di passo che ti auguri possa continuare ancora meglio per le prossime gare. Lo Spezia Venezia a me è piaciuto, come ho detto, e non è stata premiata la prestazione della squadra. Spesso con la prestazione viene il risultato. Noi a Venezia abbiamo fatto una prestazione, secondo me, più che soddisfacente, ma è mancato il risultato. Da questo punto di vista qui è chiaro, non facciamo altri discorsi. Poi sicuramente abbiamo nostre responsabilità su alcune situazioni, ma la prestazione che volevamo fare e che abbiamo fatto non è stata premiata da quello che è la squadra americana. Ma questo ora non importa, dobbiamo guardare a quello che sarà domani. Buonasera mister, ha rischiato, ma forse rischiato è una parola sbagliata, non ha visto Bertola in condizione di giocare, è stato premiato una prestazione direi soddisfacente, insomma, un po' di altri hanno fatto tutti. Pensa di confermarlo e pensa di confermare anche Cassata che probabilmente è andato al centrocampo, si è ben completato, ha cambiato un po' di interventi del reparto e ha garantito anche un po' di forza fisica e di velocità che. Stiamo cercando di lavorare sul recupero di Mull. Abbiamo lavorato tutta la settimana con Mull, Bertola, Nico e purtroppo Bertola è malato da ieri e oggi, quindi è probabile che non sia disponibile. E quindi avevamo preparato nei primi giorni un lavoro, vediamo un attimino. A oggi penso che, vista anche gli impegni ravvicinati che abbiamo e alcune situazioni, abbiamo Bertola e Corradini con febbre e quindi vediamo un attimino. Bertola è da ieri, oggi ancora più alto, quindi vediamo. Queste sono le due situazioni più rischio che assente. La scelta non c'è. Quindi punto, no. Si è visto buon pomeriggio, lo fa una domanda su Luca Moll, che quest'anno è partito molto bene, ha ricevuto alcune critiche secondo me un po' esagerate perché le occasioni se le crea, quando un attaccante le occasioni se le crea vuol dire che il suo lo sta facendo. Lei crede che gli manchi il gol per sbloccarsi definitivamente, perché i movimenti che fa sono sempre buoni, anche a Venezia dato vicino al gol, col Catanzaro c'è stato il rigore sbagliato, ma la prestazione qualche movimento buono l'aveva fatto, quindi lei crede che sia serve proprio il gol per sbloccarlo definitivamente. Ma Luca è un ragazzo che apprezzo tantissimo per l'impegno, per la qualità che mette anche nel suo gioco. Luca è un ragazzo che sa leggere anche le varie situazioni, sa abbassarsi, sa andare in pressione, sa smancarsi, è un attaccante che ha qualità, è un giocatore che a me piace tantissimo, è un ragazzo disponibile al miglioramento, è un ragazzo molto serio. Ha fatto 2 gol in 4 partite, gli chiedo esclusivamente di continuare a lavorare così, a volersi migliorare. Più devo considerare anche i gol in Coppa Italia da questo punto di vista. E ha avuto delle occasioni, le continuerà, sono soddisfatto. Vogliamo che continui a lavorare forte per il suo miglioramento, e lo sta facendo, siamo molto contenti di lui. Mister, per il della partita abbiamo visto più affranto che mai in questo inizio campionato, giustamente perché giocando così, in questo modo, perdere insomma, è quasi un controsenso.
dovesse però trovare un difetto nella partita di a parte l'episodio, diciamo, un qualche cosa che però non è piaciuto alla fine, insomma. Io non so, mi è stato detto che forse l'immagine a fine partita della televisione della nostra, non lo so. A me dispiaceva in quel momento per i miei calciatori, per la squadra, per chi era venuto a Venezia o per i tifosi stessi, cioè, e secondo me in quella partita lì la squadra meritava qualche cosa in più e mi dispiaceva per loro. Questo è sicuramente quell'immagine lì. Per quanto riguarda, sicuramente c'è delle cose che devono essere assolutamente migliorate. Uno è il rapporto a quello che abbiamo creato, alle occasioni non finalizzate, e quindi quello è un deficit che noi staff dobbiamo migliorare. E sicuramente ci sono alcune letture ancora in fase di non possesso che possiamo fare meglio. Ci sono tantissime cose da migliorare. Come le vittorie ti danno spunti per lavorare, anche le sconfitte ti danno tantissimi spunti, e sicuramente questa ci ha dato tantissime occasioni per poter migliorare quello che stiamo facendo, che oggi non è assolutamente, assolutamente sufficiente. Sì, mister, buon pomeriggio. Come si affronta questa Reggiana? Ci sarà qualche cambio di modulo, insomma, nella vita per mai quello, potrebbe ricevere un minuto verde? A parte le condizioni di Bertola, vediamo un attimino, vediamo di portare dalla parte di Venezia qualche situazione un po' particolare per quanto riguarda Verde, la prima partita, ma anche Antonucci. Per il resto abbiamo la parte, però mancano ancora due giorni, abbiamo l'esempio di Como quando Moro sarà, quindi è tutto in avvenire, tutto da verificare. Sicuramente eravamo partiti per lavorare in un certo modo, poi vediamo un attimino. Ma dal punto di vista di come si esprime la squadra, io non sono scontento di come ha lavorato negli ultimi 15 giorni. E quindi vediamo un attimino di andare avanti, cercando di recuperare tutti i giocatori. Buon pomeriggio, mister. Nella partita con il Venezia, Elia è entrato molto bene, con grande personalità. Lo ha fatto giocare da, diciamo, terzino destro. Volevo chiedere se in futuro, o anche già a partire dalla prossima partita, lo possiamo vedere magari nella stessa posizione con magari Amian spostato centrale, visto anche le varie assenze in difesa. Grazie. È una soluzione che possiamo avere, sulla quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Quindi, ma io considero lì, abbiamo preso il calciatore che viene da un anno un po' particolare, da un infortunio, siamo contenti dei 20 giorni che lui sta facendo qua, perché sono 20 giorni, è arrivato senza amichevoli e tutto, ha già fatto 2 presenze su 2. Io ritengo Elia un calciatore offensivo che può giocare davanti sull'out destro, anche a sinistra perché è indistintamente, ma più offensivo. È logico, a Venezia in quel momento lì ho voluto cercare di recuperare la partita inserendolo in un ruolo più basso, avendo spinta sull'esterno con lui e Verde. Questa è stata una mossa, un atteggiamento che abbiamo fatto per cercare di avere più spinta lateralmente. Bertola mi ha chiesto il campo, ho spostato a mia centrale e sono andato a lavorare su quella catena lì. Ma ritengo Elia un giocatore più offensivo e voglio utilizzarlo e farò di tutto per utilizzarlo, per sfruttare le sue qualità in fase offensiva. Prego. Abbiamo visto un'ottima Reggiana con la Cremonese, una squadra che sa difendere bene, ma che sa anche offenderti, ha giocatori importanti, quindi insomma non è una gara facile, è una tua ex squadra, insomma come la vedi? La Reggiana squadra esperta, alcuni giovani importanti, ma la squadra esperta, perché al suo interno ci sono giocatori che hanno fatto la B da tanti anni, hanno vinto il campionato di Serie B, Bardi, Sampirisi, Cigarini, tutta gente, Pettinari, tutta gente
Cernigola, tutta gente che ha un certo curriculum nel campionato di Serie B, è una squadra per me forte, costruita bene, è una squadra che ha pareggiato a Parma il derby, ha fatto una partita importante col Palermo, perdendola forse meritatamente da ultimo, ha fatto una partita importante con la Cremonese, una squadra di tutto rispetto, una squadra che rispettiamo e sappiamo che sarà una partita importante e difficile, ma noi cercheremo di fare il massimo. Mister, le chiedo se i complimenti a un certo punto non le danno anche un po' fastidio, perché lei è tanti mesi che raccoglie, come dire, il premio della critica, i consensi per il tipo di gioco che riesce a dare sia a Cremona che qui allo Spezia, però le manca la vittoria. Come la vive personalmente? Ecco. Oddio, in quest'ultimo anno non penso di aver ricevuto io tanto, ma io non mi guardo più indietro, perché se mi guardo indietro, sì, sicuramente l'ultimo anno i risultati non sono stati positivi, ma non mi posso guardare indietro i 23 anni di carriera che mi hanno portato fino a qua oggi, e guardo avanti, guardo a quello che vogliamo fare domenica, e la mia unica, il mio unico focus, il mio unico pensiero è a quello. Non voglio voltarmi indietro. Se devo dire la verità, in questi ultimi anni ho ricevuto tanti insulti, troppi, forse più di quelli che sono stati gli elogi per quello che giustamente non è stato fatto. Ma voglio guardare avanti e voglio, col mio staff e con la squadra, guardare a quello che sarà domani. Questo mi interessa. Ok, chiudiamo con la domanda dei tifosi che le chiedono se a questa squadra possa servire anche una sola vittoria per sbloccarsi e iniziare a invertire la rotta. A me questa squadra piace, lo dico per l'ennesima volta. A me questa squadra piace, mi piace come lavora, mi piace lo spirito che sta nascendo. Ma non lo dico, potrei sembrare un folle a dirlo. A me questa squadra, per come lavora, per quello che mette dentro, per il clima che si sta creando, per l'anima che si sta costruendo, a me piace. E mi auguro che questo sia dato, sia il campo a premiare la squadra, i calciatori per quello che stanno facendo. Quindi questo.